La prova che la terza è Matera, ma anche Ginosa e Gravina, condividano origini e destino, è incisa nella tenera pietra calcarea dei loro paesaggi. Dai Sassi ai villaggi rupestri, dagli ipogei alle case grotta, il tessuto urbano delle città che costellano la Murgia appare quasi sovrapponibile, non solo agli occhi degli esperti, ma anche a quelli del viandante. Merito anche della fitta rete viaria che nei secoli e intorno all'antica via Appia ha contribuito allo sviluppo di civiltà ed economie peculiari. L'ultimo appuntamento, alla terza, con il progetto La Murgia abbraccia Matera sabato scorso, ha idealmente permesso di compiere la sintesi più efficace del lavoro fatto in questi mesi, grazie alle risorse rese disponibili dalla Regione Puglia, mettendo insieme storia, paesaggio e testimonianze archeologiche. Grazie alle relazioni del professor Pier Francesco Rescio e dell'architetto Francesca Clemente, infatti, è stato possibile leggere la Murgia come un'unica grande narrazione, svolta lungo la Regina Viarum, a caccia di aneddoti, intuizioni architettoniche e bellezza. La Via Appia è l'unica strada della storia che ha permesso di far sopravvivere tutti i villaggi e gli insediamenti che si trovano sulla Murgia, sia in epoca antica, in epoca preistorica, quando la via Appia magari non era via Appia ma era magari un tratturo, sia in epoca medievale. Quindi questa strada deve assolutamente rinascere, deve portare una nuova condizione culturale positiva e sostenibile per il territorio, quindi ha un valore importantissimo, dobbiamo approfittare di questa grande strada. La terza nasce su una delle gravine più importanti dell'arco ionico, la gravina più imponente, e questa sua, ma non è solo la terza, le stesse similitudini si trovano in altre città come Ginosa, Gravina stessa, piuttosto che Matera. Ovviamente tutte queste città sono accomunate da caratteri tipologici e architettonici molto simili, proprio perché nascono dall'insediarsi in questi territori dove troviamo in particolar modo una roccia calcarea facilmente lavorabile, e quindi l'esistenza stessa di una serie di grotte che poi vengono lavorate e ampliate hanno fatto sì che i nostri centri storici abbiano questa conformazione particolare che trova il suo espruane Sassi di Matera, ma che ha gli stessi caratteri proprio anche nel nostro centro storico. Obiettivo centrato, insomma, da parte del Comune di La Terza, che secondo il consigliere regionale Enzo Colonna, padre del progetto La Murgia abbraccia Matera, è riuscito a ottimizzare le poche risorse regionali rispondendo efficacemente al dettato dell'articolo 9 della Costituzione repubblicana, promuovendo la cultura e tutelando paesaggio e patrimonio artistico. Un percorso di democrazia che si attua anche a piccoli passi, riscoprendo i patrimoni locali e ipotizzandone il recupero. Per il 2017, a questo programma La Murgia abbraccia Matera, che vedeva impegnate 150.000 euro e sui territori di Altamura, Gravina, Sant'Eramo, La Terza e Ginosa. Una prima linea di azione è stata un concorso di idea, quindi, che ha visto impegnati tecnici, progettisti, realtà diffuse sul territorio, cimentarsi sui temi dell'architettura rurale destinata ai cicli produttivi del territorio della Murgia barese e tarantina, e dall'altro sul patrimonio dell'archeologia industriale, sempre legata a questi cicli produttivi tipici del territorio. Il secondo filone d'azione è stato invece un'azione di animazione culturale e conoscenza affidata ai comuni, ai cinque comuni confinanti con Matera. La Terza ha fatto un ottimo lavoro sin ad ora e ha messo su un bel programma di iniziative e attività che si sono concluse con l'appuntamento di questa sera. Ora si tratterà di elaborare, valorizzare al massimo le idee, gli obiettivi, le energie stesse che sono state messe in cantiere durante tutta questa fase, così da immaginare un programma di azione per il 2018 che ha visto ora la Regione, con l'ultimo bilancio appunto del 2018, impegnare risorse un po' più cospicue, parliamo in questo caso di 400.000 euro, quindi ora, come ho avuto modo di dire durante la serata, dobbiamo riunire i soggetti che hanno contribuito, in particolare sicuramente il Comune di La Terza, che ha fatto un ottimo lavoro in questi mesi, elaborare una linea di azione per il 2018.
Il workshop di sabato, infatti, oltre a fornire un percorso di approfondimento generale, incentrato sul valore anche turistico della Via Appia e sulle originali manifestazioni architettoniche del territorio, ha offerto uno spazio di confronto ad alcuni tra i progettisti che hanno partecipato al concorso di idee indetto dalla Regione nell'ambito del progetto. Ne è emersa un'ulteriore visione di territorio, dove le testimonianze di archeologia rurale si mettono in rete per offrire esperienze innovative di turismo lento, recuperandosi a quell'uso perduto che nei decenni li aveva segnate con il degrado. Esaurita questa fase, quindi, ora alla Regione toccherà capire come dar seguito al lavoro di conoscenza svolto dai comuni. Oltre alla Terza, hanno lavorato sul progetto anche Ginosa, Altamura, San Termo e Gravina. E ai progetti del concorso di idee. La buona notizia, fornita dal consigliere Colonna durante il workshop, è che la dotazione finanziaria per la misura relativa al progetto La Murgia Braccia Matera è aumentata da 150.000 a 400.000 euro. Per Colonna, il comune di La Terza sarà inevitabilmente coinvolto in questa seconda fase, alla luce dell'ottimo lavoro svolto rispondendo con efficacia agli obiettivi del progetto. La riscoperta delle eccellenze paesaggistiche locali come gravine e strutture rurali, la valorizzazione della maiolica con due mostre, l'analisi approfondita delle evoluzioni del tessuto urbano, infatti, sono tappe di un percorso che non potrà esaurirsi, ma che dovrà trovare forme concrete in vista dell'imminente appuntamento con Matera Capitale della Cultura. Tutto questo, riprendendo le parole del sindaco di La Terza Gianfranco Lopane, avendo cura di utilizzare le risorse per progetti che ridisegnino l'offerta territoriale in termini di rete.